Basta! È arrivato il momento di trovare una compagna fissa, affidabile, premurosa e che mi toglie le macchie dalle mutande con la candeggina! Dove trovarla se non in una chat anonima? E dai, aridai e dai! Benvenuti in questo nuovo video dal vostro Pippo Calippo! Il burino più grigio del web! Oh, allora mi sono scaricato questa applicazione, si chiama Connect to Me. Per chi non la conoscesse, è una chat anonima per acchiappare l'altro sesso. Anche lo stesso sesso, dipende dai gusti. Oh, mi sono creato il mio account e ho fatto pure l'abbonamento premium, così magari mi sono detto c'è più possibilità che mi contattano, sono più visibile. E poi sulla biografia ho scritto: so cucinare, ascoltare interminabili pipponi e pulisco con la carta igienica il bordo del water dopo la pipì. Sono qui per cercare una compagna fissa. Non ve ne pentirete. E allora ho cominciato a chattare per vedere un attimino come funziona questa applicazione. Non è andata benissimo. Diciamo che oggi le donne sono piuttosto esigenti. E allora vi faccio vedere alcune conversazioni che ho avuto. Diciamo che da una cinquantina di conversazioni, 6-7 sono andate in porto. Cioè che mi hanno, insomma, risposto. Ma prima iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina delle notifiche. Allora, adesso vi faccio vedere un po' qualche conversazione che ci ho avuta. È una chat anonimo, come ho detto, quindi loro non sanno chi sono io. Cioè, ancora non vedono la foto del profilo, il mio profilo. Io posso vederle perché l'ho cercato, quindi vedo la foto, vedo la loro biografia. Ma fino a quando io non gli mando il link del mio profilo, non sanno chi sono. Questo l'ho capito dopo. E allora io scrivo a questa: ciao, come va oggi? E lei: maschio o femmina? Maschio, maschio. Manda link. Che link? Link profilo. Perché? Manda link. Sei anonimo. Manda link. Vabbè, poi ho capito appunto che bisognava mandare il link, sennò non so con chi sta parlando. Ok, dica, aspetta. E gli mando il link. Fake. Dico, perché? La foto del profilo. Ti segnalo. E io dico: era un ballo in maschera. Che fai? Niente, non mi ha più risposto, non è andata avanti la conversazione. Questa è finita praticamente qua. Cioè, ho notato che su questa applicazione vogliono subito il link, vogliono subito vedere come sei fatto. Se sei fregno va bene, se sei uno come me non va bene. Devi essere alto, biondo, con gli occhi azzurri, se no non c'è conversazione. Puoi pure essere un premio Nobel, gliene frega niente. Oh, poi quest'altra ragazza: come va? Che fai? Presentati. Sono Pippo da Roma. Nome vero? Sì, Pippo. Quanti anni hai? Hai senza H. Da qui ho capito con chi avevo a che fare. E io subito sono andato sul romantico. Non mi va di dire la mia età. L'amore non ha età. E io: sono giovane dentro. E lei mi secca così: che cazzo, un vecchio. Allora, visto che stiamo a parlare, che ha? Io ho scritto: ancora non te l'ho fatto vedere il Calippo. Allora manda link. Sempre questo link. Io: mi vergogno. Manda tu una foto di adesso. Lei: di dove sei? Roma, te l'ho detto. Oppure rincoglionito. Tu? Rato. Mandami link profilo, però. E io qua sono andato proprio a kamikaze perché mi ero rotto. No. Escile, le pere. Non mi ha più risposto, ho finito qua la brutta conversazione. Forse sono stato un po' troppo diretto. Oh, quest'altra è stata breve ma intensa. Ciao, bella foto. Sei molto bella. Che fai? Ehi, quanti anni c'hai? E io pure qua mi sono dato una zappata sulle palle. Troppi. Niente, è finita la conversazione. Manco la curiosità, sai, dici di sapere, ma quanti? Niente, non gli interessa. Oh, con quest'altra invece sono riuscito più o meno a stabilire una conversazione. Anche a me piace leggere, che avevo visto sulla bio che gli piaceva pure la lettura, quindi ho attaccato il sforzo. Ora sto leggendo l'ultima opera di Shakespeare. E lei: non credo ne farà altre. Io: qual è l'ultimo libro letto? La città di vapore. Zafò. Bello! L'hai letto? Ancora no, ma lo compro domani. Mi sembra interessante. Finalmente qualcuna che risponde un pochino all'identikit della compagna fissa. Lei: come ti chiami? Pippo. Tu, Giulia, mandami il link del profilo. Game over. Mamma mia, questo link profilo. Ok, e chiamando il link profilo. Lei: ma che foto hai messo? E io: ero ubriaco quando l'ho fatta. Sei un fake? No, no. Punto sulla simpatia. Quanti anni hai? Oh, me la so un pochino abbassata. 35. Tu, 24. Ma sei tu nella foto? Sì. Che fai nella vita? Studio?
e tu che studi filosofia. Tu, brava, mi piacciono le filosofe. Di dove sei? Terni. Tu, e rispondi. Effettivamente ci stavo solo a fare le domande io. Roma, cerco lavoro e una moglie. Cerchi un po' troppe cose insieme. Voglio tutto. Mi manderesti una foto? Ti prego, proprio a pietà. E mi manda la foto e scrive: tocca a te. E io: ma l'hai scattata ora? Sei molto carina. Ora tu. Non mi funziona l'obiettivo del cellulare, ma sono simpatico. Se vabbè, manda una foto dalla galleria, dai. Una foto normale, non da bevuto. Non so fare le foto. E qua sono andato proprio diretto. Vuoi essere mia moglie? Niente. Silenzio agghiacciante. Non mi ha più risposto. Allora gli ho scritto: no, non sai che te perdi. Ha perso l'occasione della sua vita. Oh, e poi c'è sta quest'ultima. Ciao, sei molto dolce nella foto. Sono nuovo qui e trovo solo gente sgarbata. Chi sei? Mi chiamo Pippo. Tu? Erika. Quanti anni hai? 30. Ma lo so abbassata ancora di più, visto che l'età sta molto bassa. Tu? Di dove sei? Io faccio: tu quanti anni hai? 23. Manda il link. Mamma mia, questi link. Niente, se non ci mandi il link, proprio non te si filano per niente. Io sono di Roma. Mi chiamo Pippo e non Pippo. In che senso? Scherzo. Boh, cioè come per dire boh. È una battuta? Hai fatto una battuta? No, perché non l'ho capita. Che fai ora? Vado a letto, fa lei. Manda link, se no chiudo. E io: mi mandi una foto? No, manda link. E io: anche la foto di un polpaccio va bene. Niente, silenzio. Io: ci sei? E gli mando il link del profilo, così mi vede bello un adone. E lei: fake. E io: non sono un fake. E tu che ne so se sei un uomo? Mandami una tua foto ora. E lei: definitiva. Mandami tu la foto del cazzo. E io: così? Te botto? Manda, se no ti segnalo. Mi vergogno, dai! Vabbò, ciao! E io: aspetta, cerco moglie! Sei un fake! Ti segnalo! Qua niente, ti segnalano, bannano la gente come se non ci fosse un domani! E io: so cucinare, non guardo le partite di calcio, piscio dentro la tazza, sarei il marito perfetto! Perché non lo capite? Niente, per Pippo è andata male. Non ho trovato ancora la mia anima gemella, la mia Pippa. Quindi per me per ora solo Pippe. Ma non finisce qua. Lasciatemi un commento se questo video vi è piaciuto, soprattutto le donne. Lasciatemi un like e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bambule!